vuol dire invece recuperare la sanità pubblica, restituire le risorse e dignità, mettere il paziente e dunque il cittadino al centro del sistema, aumentare gli organici sanitari, garantire prestazioni e sicurezza negli ospedali, estendere le cure che salvano la vita, preservare le amministrazioni sanitarie da fenomeni di corruzione e garantire, tra l'altro, il diritto alla maternità. Colgo anche l'occasione per dire che ovviamente non possiamo accettare le riformulazioni del governo che vanno a depotenziare tutti i nostri punti e anche assolutamente a sviare dal problema dello smantellamento complessivo del servizio sanitario pubblico e mettiamo per intero ai voti la nostra mozione. Grazie. Grazie a lei. Adesso la collega Lenzi, prego. Ringrazio Presidente. Devo dire che mi dispiace che una giornata così intensa, che ha concentrato tutta la nostra attenzione su altri importanti argomenti e l'ora tarda, impediscano un confronto di merito su delle mozioni molto articolate e complesse che avrebbero forse meritato qualche approfondito confronto. Penso per esempio alla richiesta contenuta nella mozione di Forza Italia di tener conto della quota capitaria del dato della privazione, cioè della povertà della popolazione, tipica richiesta che viene dalle regioni del sud, o a quella contenuta nella proposta dell'onorevole Rondini di un fondo dedicato a tener conto della mobilità extraregionale, che è invece una tipica richiesta delle regioni del nord. E forse sarebbe ruolo del Parlamento nazionale anche sforzarsi di trovare una proposta capace di tener conto di esigenze così diverse. Ha detto il ministro Lorenzin non più tardi della settimana scorsa in quest'Aula, ribadendo quello che è scritto nel DEF, che il Fondo Sanitario Nazionale cresce di 2 miliardi di euro, arrivando a 113 miliardi di euro quest'anno per il 2017. Mi chiedo come si possa pensare che questo sia un segno di smantellamento del Servizio Sanitario Nazionale. Allora neanche queste risorse, che certo non sono mai sufficienti rispetto alle esigenze, alle richieste, alle pressioni, alla situazione della nostra popolazione, però sono pur sempre risorse significative in aumento. Noi ci confrontiamo con un problema non solo italiano, ma con un problema di tutti i sistemi di welfare europei, a fronte di un sistema sanitario che deve far fronte a della popolazione che invecchia, nella quale è in aumento le malattie croniche e, d'altra parte, questo è positivo, a nuovi farmaci, nuove tecnologie, nuove possibilità che arrivano ma che hanno costi sostenuti. E ci siamo e ci dobbiamo confrontarci con le difficoltà generali del nostro Paese, l'alto livello di indebitamento e ancora la situazione economica non di piena ripresa. In questo quadro, aver confermato l'aumento delle risorse al Fondo Sanitario Nazionale è per noi estremamente positivo. Avere risposto a quello che abbiamo votato nelle mozioni sulla farmaceutica il 25 di luglio di quest'anno, riconfermandogli un nuovo stanziamento per il fondo per i farmaci innovativi, stanziamento di 500 milioni di euro, è per noi un fatto estremamente positivo. Che dopo 15 anni di attesa ci siano i nuovi LEA, che dopo 19 anni di attesa ci sia un nuovo nomenclatore tariffario, fatto che evidentemente all'onorevole Rizzetto nel suo intervento era sfuggito, sono elementi positivi che segnano un ulteriore investimento nel Servizio Sanitario Nazionale. Certo, la parte del personale ancora non è arrivata a compimento rispetto a quello che avevamo previsto, ma ulteriori risorse sono stanziate. Fa davvero un po' d'acqua alla collega Lenzi, per favore. Aspetti, collega, non c'è bisogno. Adesso arriva prima l'acqua e poi continuiamo.
Non c'è fretta. Ecco, arrivano. Ringrazio il Presidente per la pazienza. Non si preoccupi, faccia con comodo. Aggiungo solo due considerazioni, anzi una. (Ride)